Ulala, ciao ciao a tutti. La smetti sempre l'entusiasmo che veramente nemmeno la carta Lo vetrata so, sul lo so. gesso, sulla lavagna bagnata, Mamma mia. il brecciolino che stride C'ho sotto la paura, eh. C'ho sedia. paura, c'ho paura, tanta, tanta paura. Accattateville! Oh, portatevi un gang a casa, Sì. questa è la nuova Peccato competizione. che ce ne sia solo uno, è inimitabile, Esatto, irraggiungibile. portatevelo a casa perché voi dovete sapere che il Ganga non mangia, non fa la spesa, rompe un motorino a settimana. Quindi Senza fabbottire. se lo volete, no, perché fa me ricorda, Ricorna sempre. però se lo volete adottare, lui è più raro di un panda, Veramente sì, praticamente. esemplare Sì, veramente unico. ha solo un difetto. Si vuole un Ha solo unicorno. un difetto La nel. mattina il bagno è un po' intasato. Ammazza, però mi hai letto nel Lo pensiero. sapevo, Io t'ho anticipato, guarda. stavo per dire onestamente che dovreste avere prima di ospitarlo quell'attrezzo in ceramica bello resistente. Ragazzi, cancelliamo Tutto sti. ciò che è marchiato Pozziginori dovrebbe Sì. essere veramente strong. Falde acquifere, cancelliamo tutto. 1 minuto e mezzo di nulla, come al solito, ragazzi. Vabbè, ma loro Cominciamo. ce lo Sì, perdonano, meno ce lo male, meno perdonano, ce lo male. perdonano. Dimenticate la fase del bagno, quella ovviamente non è vero. Diciamo che come tutti uno ha i suoi istinti animaleschi. Animalati, Sì. esatto, vabbè, è Io, fondamentale, cioè, boh, cioè, non è, anche se no esplodi come che è uscito. chiarità, cioè, se non evacui, mori, cioè, questo è proprio testato, quindi. Vabbè, lasciamo perdere e iniziamo. Manco Pino Angela proprio avrebbe No. fatto una trasmissione così ricca di Infatti si contenuti, chiamava densa. Piero. E Io qua ho detto Pino apposta voilà! perché Piero difficilmente parlerebbe di materiale fecale in trasmissione, quindi vabbè, discardi, va bene, vai, prego. Abbiamo Lady Oscar per la Goen Edizioni che arriva al numero 9, ristampa piaciutissima questa di un manga che è veramente un classico per tutte le generazioni. E Numero le 9 di generazioni, 10, e mi le sembra. generazioni, e le generazioni, e le generazioni. Dicevo numero 9 di 10, se non sbaglio. Non erano No, 12? Mi 12, 12, sembrano ok. 12, sinceramente. 4,95 euro. Luca si era un po' perso nei suoi discorsi soliloqui. No, io sono Sì, contento perché stamattina mi ok. sono pesato e sono sceso sotto gli 88 kg. Ah, bravo. Ed era una cifra che non vedevo da svariato tempo. Quindi sono veramente pronto per levarmi la zimarra e mostrare Infatti, il ragazzi, resto che c'è tra di un po' flaccido, con la vai. primavera leveremo la zimarra e mostreremo i muscoli, Lo se si so, possono chiamare così. mi fa sempre tenerezza. Mi Simpatichiamo. ricordo la prima puntata che abbiamo fatto quando l'ho rimessa, tutti contenti, Gli gioiosi. applausi. Oh, guarda che la zimarra è Un diventata simbolo quasi, un un simbolo. simbolo, detto Sì. Non bene. si sa di che, però è un simbolo. Degli acari sicuro, però vabbè. Allora, poi è strano che io allergico come un fagocero nano mi tengo la zimarra che ha veramente delle nidiate di animali Forse te strani. protegge quella. Forse mi protegge, hai ragione, è un istinto protettivo quello della zimarra. E va bene, animali rari e poi Wonder Woman Universo DC Rinascita che arriva al numero 4. Il prezzo 2,95 euro Certo, e ci vuole un all'interno. sacco di cazzo. No, niente. All'interno troviamo Le bugie parte 2, The Lies Part 2 sarebbe da Wonder Woman numero 3 e poi Cycle of Life and Death Chapter 4, Secrets in the Garden da Poison Ivy, Cycle of Life and Death numero 4 del giugno 2016. Lo potevi leggere pure in italiano, ma ci è piaciuta molto C'è Greg l'interpretazione. Rucka o Rucka Oh. come mi piace dire a me e Liam Sharp ai disegni, Liam Sharp che è veramente Cioè, bravo. tocca dire, E veramente non bravi. perde mai la mano, c'è da Questo riconoscerglielo. nuovo ciclo di storie di Wonder Woman sta avendo pure un discreto successo, insomma, Guarda ne che parlano fissa. tutti molto 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 bene. bravo, mi Sì. piace, mi piace, mi Ciò piace. piace, È ciò l'unica testata che piace. ancora non ho letto nell'universo di sì, Ah. sono indietro con tutte le altre, ma questa non l'ho ancora Sta piacendo cominciata. tanto, però, tocca Sono dire. sicuro di sì. E abbiamo per la Dinit GTO Paradise Lost che arriva al numero 5. Avvicinati un pochino di più.
Numero 5, dicevamo 6,90€, il nostro immortale Eikichi Onizuka, che ci continua a far ridere e deliziare. Veramente, io questo gli stavo dando un occhio e già mi stavo divertendo veramente sì? tanto. Sì, ma sì, tu l'hai letto tutto, tutta la produzione di Toru Fujisawa, proprio hai letto tutto? Tutto, no. Ma è una curiosità mia. Vabbè, no, diciamo quelli legati a GTO, sì, li ho letti tutti, mi mancano le opere tipo Soul Reaver, quelle opere differenti così, ancora le devo vedere. Poi, quarto numero anche per Flash, ragazzuoli, il prezzo di Flash invece è 3,95€, perché? Perché sicuramente c'è più materiale all'interno, e abbiamo La città della velocità, o Speed City, da Flash numero 3, poi abbiamo il nono girone, The Ninth Circle, per Green Arrow, numero 3, e poi L'annegamento, o Autoannegamento, per citare la puntata scorsa, parte terza, visita di stato da il buon Aquaman numero 3, tutto materiale, certo, di settembre 2016. Se Aquaman si autoannega, so guai, grave, e ci dovrebbe essere sempre il nostro buon Carmine, sì. E c'è Carmine, infatti, ancora. Mi sa che i primi li ha fatti tutti quanti, poi si è preso una pausetta, se non vado errato. E poi invece non vedo il buon Otto Schmidt, non lo vedo, infatti mi sa che il buon Freccia è stato disegnato da Juan Ferreira. Lui si è preso subito la pausa invece. Calmati. Così ha detto. Prego. Mi sembra giusto. Abbiamo un altro bel ritorno, ragazzi. Non usciva da un po'. Questo lo pubblica la Goen Edizioni dalla GP. Abbiamo X-Blade Cross, che arriva al numero 4. Seconda serie di questo manga, che ha avuto un discreto successo nella prima, poi è iniziata la seconda, si è interrotto causa problemi di uscite con la GP, passaggi, e tutto cose varie. E ora che è passata la Goen è rispuntato fuori come i funghi, e tocca dire che merita. Sì, una delle testate che andava meglio della sì. GP, perché comunque è stato il sempre disegnatore costante. Che ora mi sfugge il nome, è Satoshi Shiki, se non sbaglio. Vediamo, è lo stesso di Attacco dei Giganti Before the Fall, ragazzi. Vediamo se si ricordano anche il manga prima. Grossi premi e cotillon per chi indovina. Cioè abbiamo una penna della Banca d'Italia che è finita, però Okay. La teniamo da parte, chi indovina ce lo teniamo da parte. E questo? No, quello ci serve. Eleva spuntini. Possiamo, guarda, c'è anche una matita quasi finita rossa. Sì, bella, va bene. Però questa la terrei via per una cifra, insomma, per considerevole. Una domanda un po' più importante, sai, la matitina così. Vabbè, Lanterna Verde è arrivato al numero 3, molto male, sì, sembra quasi la febbre, ma insomma è in più che la febbra. Va bene, Lanterna Verde, che è quello che è rimasto un po' più in ritardo, è perché ha goduto solo di un'uscita nel mese di... Mi sembra che è l'unico che è rimasto mensile. Di febbraio o di gennaio, mi pare, sì, è stato mensile. E eccolo qua, numero 3, gode ancora di tutte quante le variant. Questa è la normal o regular, come preferite. This is the variant. E poi abbiamo the ultra variant. Eccola qua, con l'animaloide. Sì. Mi piace chiamarlo animaloide. E a breve, ragazzi, dovrebbe arrivare la gold edition del numero 1. Ovviamente in un quantitativo veramente bassissimo. Si parla di una manciata di copie che credo si siano già tutte sulle dita di una credo. Mano. Mi sa tanto che so prenotate. Però c'è. Tutte prenotate. Però ok, allora non insistiamo, ma abbiamo questo qui e questo. Insistiamo, abbiamo Harley Quinn in questa versione, diciamo, formato bonelliano per la RV Edizioni, che arriva al numero 3. Si chiama Suicide Squad Special 3, appunto, così. Prezzo 3,30€. Paraponzi ponzi pe. Vi faccio vedere il nuovo Dylan Dog, invece Old Boy. Eccolo qua, che è un balenottero che contiene ben 3 storie dell'indagatore dell'incubo. Il prezzo è 6,50€, ragazzuoli, una testata quadrimestrale. Vi vado a leggere i team creativi. Abbiamo Il sorriso dell'assassino, prima storia, soggetto e sceneggiatura di Giovanni Gualdoni, che dovrebbe arrivare dalla Disney, sbaglio, Gualdoni. Sì. Disegni di Luigi Piccato, Renato Riccio e Matteo Santiello. Poi Il gioco del dolore, seconda storia. Santaniello, perdonami, ma la mia vista ormai è quella proprio di un... Non lo so, di una talpa?
non lo so, un animale, la vista di un animale che vede poco. Beh, la talpa, vabbè, ma è proprio più comune. Non so, un ornotosauro. Sì. Forse l'ornotosauro è più cieco di me. Allora, il gioco del dolore, soggetto e sceneggiatura Claudio Chiaverotti, disegni di Gabriele Pennacchioli. Ci ho preso? Bravo. Poi, terza storia, il burattinaio, soggetto e sceneggiatura Giancarlo Marzano, disegni di Fernando Caretta. Va bene? Forte, va bravo, bene, bravo, posso andare? Ti sei rifatto, no. Ti sei rifatto. Beh. E uscite Lion in formato Bonelli, abbiamo C'era una volta Fables che arriva al numero 35. Insomma, Fables, c'è poco da dire, veramente serie immortale pure questa, uscita in tantissime versioni. E questo è l'ultimo, insomma, un po' più sgarzolino economico piccolino da lettura nel tram, metro, autobus, dove pare, basta che nel motorino. Anche nella poltrona, però. Anche nella poltrona. Poi, quarto capitolo, quarto film per Mobile Suit Gundam The Origin. Eccolo qua, questa è la versione DVD, ma c'è anche la versione Blu-ray. Il titolo è Eve of Destiny. Finalmente svelate le origini segrete di Char Aznable. Va bene? Mi sono emozionato. Non si capiva, e si parlava di un'altra grandissima storia, Constantine, sempre in questo formato bonelliano, che arriva al numero 19, sempre RV Lion, prezzo sempre 3,30€. Con le immense copertine di Glenn Fabbri, veramente mostruose. Non so se qua dice, insomma, il ciclo quale è di storia. No. Non lo dice? Non te lo dice? Te dice niente. No, però dai disegni, insomma, sembra Dillon, bravo, esatto. Sembrerebbe. Sì, sembrerebbe lui. Sì. Ci sta. Poi è uscito anche il Blu-ray DVD del Doctor Strange. Eccolo qua, l'avevo nominato la volta scorsa perché ero riuscito finalmente a vederlo e si è subito materializzato davanti la a noi. La magia. Doctor Strange, sennò che stiamo a fare la pasta tirata a mano. E dai, no? E qui abbiamo questo un altro verso col fischio, la pasta che tirata a mano. Ah, sembrava più una cavalcata, però vabbè. Ho capito, tu persi le cavalcate. Sempre male, sempre. E parlavamo di un bel volume per la salda pressa, aia capocciata, che non usciva da un po'. Si è fatto bene e suona. Che colbioni questo telefono. Abbiamo Manifest Destiny numero 4, Sasquatch. Mazza come sciacqua sto veramente. Veramente tanto. Gli stavo dando un occhio adesso, mi ero proprio immerso nella lettura che Luca mi chiamava e io non me lo filavo veramente di pezza. No, gli parlavo, non mi rispondeva proprio, ma lui lavora così, niente, c'è poco da fare. Insomma, storia molto bella, ambientata insomma intorno al 1800, questa spedizione che si inoltra in questo continente, incontra le creature più strane e più bizzarre, veramente fatto molto bene, disegnato molto bene. Merita, ragazzi, io lo consiglio vivamente fico, a tutti. Fico. Prezzo 14,90. Poi The Losers, RV Lion, formato Bonelli, e arriva al numero 7, No America, direi. La copertina ricorda quasi un po' quella di Lantern City della Cosmo. Sì, bravo. Un po'. Sì, se non dire We're uguale. We're all living in America, America. America, poi stacca. We're all living in America. Allora, ragazzi, adesso è arrivato Coca-Cola, Sometimes War. Voglio un sacco di bei commenti. Dovete dare un voto da 1 a 10 in questa prestazione canora meno di meno 16. Luca. 1 a 10, guarda pure che prendi degli 8 di 9. Questa è una rimembranza del concerto a Parigi-Bercy dei Rammstein. Sì. Bello, bravo. Hai fatto molto bene. Assolutamente sì. E adesso, ragazzi, è il momento di una cosa che insomma aspettavano in tanti. Questo in realtà è novità? No. No, questo doveva uscire. Questo doveva questa settimana. Questa è di questa settimana. Poi abbiamo più recuperi, più un po' di recuperi abbiamo. Tutta roba vecchia. Iniziamo con questo attesissimo. Parliamo del cofanetto di He-Man. He-Man. Che contiene il numero 27, che è l'ultimo, quindi per tutti quelli, e sono stati in tanti che ce l'hanno chiesto, che volessero insomma recuperarlo, adesso è disponibile. Un cofanetto che è fatto per contenere unico, quindi può contenerli veramente tutti. No, ho detto c'ha dei scomparti segreti per no, beh, però alcune segreti. Volte c'ha parte 1, anche parte 2, parte 7, volete. Anche gioielli di famiglia. E per l'anno 5 recuperiamo.
si parla di recuperoni, abbiamo Lanterna Verde, eccolo qua, che c'ha dentro un numero, non me lo ricordo mai, 49, sono tutti con 49. Variant cover che vi vorrei far vedere, ma è un po' incastrata, quindi tocca smontare il cofanetto, eccola qua, la variant cover, stavo per spaccare tutto. Come sei bravo. Io faccio vedere invece il cofanetto, anche questo anno 5, invece della collana Flash Wonder Woman. La preziosità di questo cofanetto è la mega illustrazione del compianto Darwin Cook. Bello, 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 bello. Anche questo contiene una A-Variant che vado a far vedere, che è pure bella figa proprio. No, bella figa Wonder Woman, è bella figa la Variant. Non lo so, poteva prestare magari a me. Scusatemi, a delle incomprensioni. Io adesso però per rimontarlo metterò 14 vite, perché me l'hai fatto aprire, Davide? Se si parlava di recuperi, per far vedere meglio, no? Scusa. Certo. Abbiamo Suicide Squad anche, che esce con il cofanetto per l'anno 2, che dovrebbe contenere il numero 13. Oh, vedi, ammazza. Quanto sei forte. A me manco come si chiude più il cofanetto. Ecco, vabbè, senza la qualità. Sensei buono, ecco qua, variant cover. Non si vede più davvero, però. Vabbè, ma tu non fosti buono a farlo. Non è che sono fosti buono, ci hanno messo la cosa, guardate. È storta. Mannaggia, abbiamo preso il cofanetto quello. Il cofanetto da Focomelix. Va bene. Poi cofanetto anche per i giovani titani, cappuccio rosso fuorilegge numero. Sì, anche lui è anno 5, anche se vabbè, la numerazione ha visto, ha fatto zompa di qua, zompa di là. Super cover variant anche qui, madonna, è mammozzone, 4,95 euro. Ecco la cover variant. Sì, erano cicciottosi. Pure insomma, questo qui è bello cicciottoso. Il cavaliere oscuro, sì, anno 4. Esatto. Sì, è iniziato dopo, infatti contiene il numero 42, anche questo in variant con una copertina, se non sbaglio, di questo non riesco proprio a tirar fuori, ragazzi, è complicato. Pina Sinalefe. No, questa copertina dovrebbe essere di Vermeglio, se non vado errato, mi sa proprio di sì. Sì, si riconosce, insomma, veramente molto bella, devo dire, la copertina mi è piaciuta tanto tanto appena l'ho vista. E poi Superman l'uovo d'acciaio ci presenta il cofanetto anno 3. Alla Mike, buongiorno, e andiamo a guarda che figo, questo è bello dentro così, guarda. Niente Mario, bellino, bellino. E andiamo a vedere tutto, anche la variant cofanetto, eccola qua. Zibilizza, che poi riprende l'interno del cofanetto Sauro. Mentre te lo passo, così tu lo rimetti dentro, perché mi sta un po' allergizzando. Mi prendo il cioppetto e abbiamo le notiziole. E vi leggo un po' di notiziuole. Allora, innanzitutto ci hanno richiesto, oltre i ragazzi che scrivono nei commenti, ci hanno richiesto l'altra volta una rubrica che riguardasse le recensioni, ci hanno richiesto la possibilità di video speciali che ripercorressero la storia, magari delle perle, quelle fondamentali del fumetto mondiale universale. Non lo faremo mai. No, sto scherzando, ragazzi. Come dicevo, è caduto tutto. Come dicevo, Davide odia talmente tanto il fumetto che butta i cofanetti per terra e naturalmente gli verranno detratti dallo stipendio. Oh. Lui lo sa benissimo e per questo giustificato l'odio. È come dire, è compenetrato in un mondo di tristezza e devastazione. Comunque, sì, come abbiamo un po' di tempo, proveremo a fare anche queste. Promesso, queste, ragazzi. Queste rubriche, la cosa che ci fa naturalmente più piacere è che voi ce le chiediate, quindi sembra quasi che godiate, noi godiamo della vostra stima. Sì, giusto, noi godiamo della vostra stima, sì, che voi ci stimiate, insomma. Possiamo, sì, sì, era in italiano corretto, bravo. Qualche volta il neurone si sveglia, comunque. E poi, ecco, ci hanno chiesto, tra le altre cose, invece ci hanno proprio scritto per fare un po' di pubblicità ad una richiesta, ad una petizione, sì, cioè quella di portare un manga in Italia. Ebbene, ci hanno richiesto di fare pubblicità, tra virgolette, alla richiesta per Kinnikuman. E comunque, se voi voleste tante volte partecipare o curiosare, basta andare su change.org
e cercare appunto Kinnikuman e fermare questa petizione che sembra aver raggiunto già le 2800 quindi, firme, che non mi sembra poco. Se vi è capitato di leggerlo online, vi piace, lo vorreste vedere in Italia tradotto, insomma c'è la possibilità di questa petizione, quindi voi firmatevi se vi interessa una firmetta. Poi, notizia sgarzolina sgarzolina, sembra prevista una seconda serie animata, una nuova serie animata per le tartarughe ninja. Attenzione, tutti nostalgici. Tartarughe qui, ninja che vanno sempre a più tartarughe. Era quello. Posso. Sì, sì, proprio quello. Ma una notizia che mi ha arrapato come un fenicottero marroncino più che rosa è l'indiscrezione che è trapelata a destra a manca che Netflix vorrebbe realizzare un progetto dedicato a Devilman di Gonagai. Attenzione, che sarebbe molto un live movie, una live series, nuova serie animata, il telefono. E quanto ci mettono a rispondere a sto telefono? Perché sopra si stanno a fare per i divino, avete capito? C'è gente che lavora, no, al plurale, qua sotto, e gente che bevono di sopra. E vabbè, camma fa, è la vita, è la vita. Poi, un'altra notizia, per la prima volta dal suo esordio My Hero Academia si stoppa, perché tutti i manga prima o poi si stoppano, e c'è la prima pausa anche per My Hero Academia, che comunque sembra essersi fermato manga intorno al 14° volumetto, tanco buono, giù di lì, quindi noi abbiamo ancora... Gli autori di manga che a un certo punto attraversano una crisi mistica nella loro vita. Abbiamo ancora un po' di materiale, ma tu c'hai perfettamente ragione. Poi è uscito Logan, se andate a vederlo fateci un sapere, mannaggia Edmundo. È uscito anche il fumetto, è ritornato alla stampa di Edmundo. Il fumetto un po' facundo. Il famoso Edmundo Logan. Edmundo Logan, no, volevo dire che è uscito appunto Logan e nei cinema americani prima di Logan hanno trasmesso un teaser di Deadpool 2. Se lo sono goduto, noi invece ci attacchiamo a Merlo. E vabbè. Abbiamo detto tutto quanto, in poi... Tra le comunicazioni della Salda Press ci sono un po' di testate che subiranno un leggero ritardo, sia Manifest Destiny 7 che Volt 2 slittano dal 10 al 17 marzo, mentre c'è uno slittamento un po' più lungo per Trees volume 2, che mi era piaciuto atteso, molto, pure, esatto. Bella storia, Due Foreste slitta dal 10 marzo al 28 aprile, quindi lo zompetto è un po' più lungo. Poi, notizia interessante per quanto riguarda Mater Morbi di Roberto Recchioni, perché è stato trasposto anche in americano dalla Epicenter Comics e ha vinto un prestigioso premio, quello dei Ghastly Awards, che sono dei premi per il settore horror. Tra le altre cose, in un video dell'anno scorso citammo come Rachel Rising avesse vinto sempre per la BAU un premio dei Ghastly Awards, e questa volta appunto Mater Morbi l'ha vinto nella come miglior graphic novel nell'edizione appunto americana. Poi nel previews, quello di Bau e Bonelli, tra le succose anticipazioni c'è un volumetto che segue quello che ha avuto un grosso successo di Leo Ortolani, Cinema. Ci sarà Le Meraviglie, che conterrà appunto tutte quante le meraviglie. Il Buio in Sala quello era Buio in Sala, Cinema, sì. Cinema. O Le Meraviglie, conterrà tutte quante le meraviglie sparse a destra e a manca di Leo Ortolani, più materiale inedito, un volume che sarà di 18 euro. Se ferma mai Leo Ortolani. Esatto. Poi è annunciata una nuova collana di ristampe sempre per l'Indagatore dell'Incubo, oltre alla nuova serie che dovrà essere realizzata da Sclavi, ci saranno invece il Best of Sclavi praticamente, e si comincia con Attraverso lo Specchio, che guarda caso è stato il primo albo che io ho letto in assoluto di Dirandu Doggo. Bene, assolutamente, assolutamente. E poi ho detto tutto quanto. Direi perché a un certo punto poi potrebbero anche mandarci a quel paese. Allora, ricapitolando, noi vi invitiamo come sempre a commentare il video, a scriverci le vostre impressioni o suggerimenti, richieste. Vogliamo la votazione sulla eccetera, le prestazioni canine. Sonora. Va bene, ci scusiamo per avervi tediato con le nostre chiacchiere alquanto sciocche, ma pensiamo di avervi illustrato abbastanza bene le uscite della settimana, e se volete spammare il video, spammate il video, se volete lasciare un mi piace a noi fa sempre piacere, e che dire,
Devo dire qualcosa tu? No, beh, io ho detto già abbastanza. Aperitivo sopra, eh? Beh, no. Però sì. Aperitivo, no, che malandrino questo ragazzo. Ci vediamo presto. Per martedì prossimo, con le prossime uscite. All'incirca o giù di lì. Sì, dai, se abbiamo riuscito a chiudere pure sotto i 25 minuti. Mi sembra già un grosso risultato. Che il cippi di merlo e il pollicione sia con voi. Ciao. La pinna in premio, palio, 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 palio. Arrivederci. Ciao.